Allora, buonasera anche da parte mia. Il mio punto di vista è che sicuramente siamo di fronte a scelte difficili, difficili perché si scontrano proprio con una mentalità che si è creata negli anni, in generale sulla gente, non soltanto qui da noi in Tesino o in Bassa Valsugana, sul fatto che queste modalità di gestire il territorio, di scegliere gli amministratori, eccetera, contano poco, tanto non cambia niente. Questo è quello che sento dire di più in giro per le strade, per i paesi, dalla gente. Quando mi hanno contattato, mi hanno chiesto se volevo aderire a questa idea, mi sono avvicinato al gruppo che stava preparando questa lista, ho cominciato a cercare di capire quali erano le persone, quali erano le idee, e come ha detto Paolo, ho trovato entusiasmo, ho trovato persone che volevano mettere del loro, mettersi a disposizione, lontani dalle logiche di partito, e questa è una delle cose che mi ha convinto. L'altra è quella che, mancando dal Tesino, ovvero essendomi spostato dal Tesino da ormai 20 anni per lavoro, comunque era un'opportunità per dimostrare in qualche maniera alla mia terra, quantomeno con la disponibilità, con l'adesione alla lista, dare disponibilità del mio tempo e della mia esperienza per quanto riguarda la possibilità di poter dire qualcosa, poter cercare di fare il bene della comunità. Quindi non volevo che, rifiutandomi di aderire al progetto, qualcuno pensasse che ormai sono lontano da Tesino, che sto mal di fiemme, che non mi interessa più. Non è vero. Qualcuno di voi sa che sono qui spesso, sono qui appena posso, appena sono libero da qualsiasi impegno di lavoro o altro, faccio ancora parte della squadra del soccorso alpino di Tesino, perché tanto sabato, domenica, agosto sono sempre qua, e quindi lo posso ancora fare. L'altro ha detto tante cose che condivido. L'altro tema che mi sta molto a cuore, anche perché mi sono rifatto molto anche alla nostra storia di un tempo, dei Tesini, è il fatto che per ricostruire il tessuto socio-economico e quindi la mentalità e quindi dare una prospettiva vera al futuro, bisogna lavorare sui giovani, bisogna pensare alla formazione, bisogna pensare a forme di incentivazione perché i nostri giovani cerchino anche, non dico solo, ma anche di impegnarsi, che abbiano il coraggio di impegnarsi a fare qualcosa, perché qui da noi manca un po' tutto. Io faccio dei paralleli molto stretti con 20 anni di vita mia in Val di Fiemme, che tra l'altro mi ha coinvolto abbastanza anche con le comunità locali, con la comunità di Fiemme, con la PT, con alcuni dei comuni dove opero, dove mi sono reso conto di una cosa. Ad esempio, non so se voi avete mai valutata questa, gli amministratori locali riescono magari a portare lì un'opera grande, non so, parlo di lavori fatti a Pampeago, parlo di lavori fatti nei paesi, la piscina, le palestre, eccetera, un appalto da 2 milioni di euro, vengono finanziati in gran parte magari dalla provincia, e cosa succede? Che lavorano gli artigiani, lavora l'impresa di Cavarese invece che quella di Predazzo, lavora l'idraulico, lavora il serramentista, quindi di quei 2 milioni in realtà c'è una ricaduta forte sul territorio, perché lì c'è un tessuto socio-economico sviluppato. Se noi portiamo qua un'opera da 2 milioni di euro, al 90% ci restano qua i pasti degli operai, delle aziende, delle ditte da fuori che vengono qui e mangiano qui per 3-4 mesi o per un anno finché lavorano, eccetera, e cosa ci rimane? Capite cosa significa la differenza? Cioè, a parità di capacità delle amministrazioni di portare qui delle opere, di portare degli investimenti che servono sia per lo sviluppo del territorio, può essere viabilità, può essere strutture o altro, a parità, se non c'è un tessuto socio-economico sotto pronto ad intervenire su queste opportunità, abbiamo in realtà delle grosse perdite. Io queste cose le ho analizzate, le ho viste, per cui
Ogni volta che torno qua mi interrogavo, anche prima di questa mia candidatura, di questa opportunità della comunità, mi interrogavo su cosa possiamo fare qui per fare un'inversione di tendenza. E non mi illudo. Non mi illudo perché so che cambiare la mentalità, cambiare le cose, richiede un progetto a grande gittata. Ecco perché io mi sono sempre definito forse un possibile buon amministratore, non certo un politico. Politico guarda a breve, deve pensare che fra 5 anni ci sono le votazioni, quindi deve fare in fretta ad asfaltare una strada, concedere una finestra, fare il muro, fare alcune cose perché fra 5 anni si vota. Invece qui abbiamo bisogno di qualcuno, forse il nostro passato è proprio mancato a questo tipo di visione, qualcuno che sappia fare un ragionamento, un progetto che dica che fra 10, 12, 15 anni saremo riusciti a arrivare a un certo obiettivo, a un certo sviluppo, a tornare a certi ragionamenti. Chi ha il coraggio oggi di avviare un qualcosa che darà risultati magari fra 15 anni? Chi non ha del mestiere. Forse chi non ha del mestiere. Quindi io vi posso solo dire che ho condiviso questo entusiasmo di queste persone per questa lista. Abbiamo voluto farla appunto apartitica. Io mi sento in una posizione dove credo di poter interloquire, come già faccio per lavoro, tranquillamente anche con gli attuali amministratori della provincia, con i quali io per motivi di lavoro ho avuto a che fare, ne conosco più di uno, e parlo loro, e posso farlo a testa alta, perché non sono né sotto la piramide politica dei partiti che oggi sono in giunta provinciale e non sono nemmeno contro. Sono una persona libera che si è espressa professionalmente nella propria attività e che adesso vorrebbe mettersi a disposizione per il proprio territorio e che può forse esprimere qualcosa di interessante, di valido per il territorio. Non ho intenzione di promettere assolutamente niente, perché non sappiamo in questo momento la comunità di Valle esattamente con le varie competenze, con le modalità, con le regole che ci saranno, se sarà in grado di fare strade o di fare scuole o di fare servizi o di fare altro. Sappiamo che ci sono, diciamo, ventilate queste deleghe con capitale annesso, con capitolo di spesa annesso alla comunità di Valle, che verranno gestite da chi va ad amministrare la comunità di Valle. Sappiamo che quello che è cambiato, che la gente forse non ha capito, cioè tutti quelli che dicono non cambia niente del comprensorio, sappiamo che quello che è cambiato è che prima i comprensori erano una mera espressione dei consigli comunali in seno al comprensorio, perché comunque automaticamente c'erano due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza che andavano in consiglio in comprensorio. Oggi le cose cambiano, i comuni hanno le loro rappresentanze e sono i 2/5, ma i 3/5 con il presidente vengono scelti dalla gente. Quello che mi lascia perplesso è che forse c'è stato poco tempo, è stata volutamente forse mascherata tutta l'operazione del passaggio delle votazioni e la costituzione delle comunità di Valle, se ne è parlato poco, a cavallo delle feste di agosto, così tutti quanti avevano altro a cui pensare. E si è cominciato a metà settembre a parlarne sui giornali, a parlarne un po' sulle TV locali, e non so se la gente ha capito questo, se riesce a pensare che in realtà può decidere, può cambiare e che la comunità di Valle può diventare qualcosa di importante, perché sicuramente è un po' più vicina alla gente.